Oggi assieme faremo la focaccia pugliese, proprio come questa, con impasto a mano, così nessuno avrà scuse e tutti ci proverete. Trovate tutti gli ingredienti che vi sto mostrando sotto in descrizione. Allora, quindi salvate la ricetta e leggete molto bene attentamente i dosaggi e la tipologia di farina. Andiamo a utilizzare acqua a temperatura ambiente, impastiamo molto grossolanamente, in questa maniera facciamo un impasto grezzo, proprio uniamo questi ingredienti e poi li lasciamo riposare una ventina di minuti, anzi una buona mezz'ora in frigorifero. Dopodiché finiamo di impastare e facciamo una pieghettina proprio per rafforzare questo impasto che abbiamo fatto manualmente. Dopo 15 minuti facciamo la seconda piega, così da andare a rendere più omogeneo l'impasto, ecco, più liscio l'impasto in questa maniera. Lo lasciamo riposare per un'oretta prima dello staglio, un'oretta e mezza, poi vi mostrerò come deve essere. Intanto schiacciamo tutti i nostri pomodori, pomodori abbastanza piccoli, questi sono quelli del mio orto, saliamo, aggiungiamo olio e diamo una bella mescolata, lasciamo riposare. Adesso stagliamo in due panetti uguali. I panetti dovrebbero essere al massimo di 500, sui 520 grammi, dai 520-530 grammi l'uno. Chiusura a libro in questa maniera e lasciamo riposare. Creiamo due panetti belli tondi, riposare all'interno delle nostre teglie di ferro blu molto ben oliate. Ora riposo di circa mezz'oretta per questi due panetti, potete utilizzare anche la pellicola. Un bel riposo di mezz'ora ci vuole perché comunque dovete far rilassare il panetto prima della nostra stesura in questa maniera. Anzi, facciamo la stesura in due volte. Questa è la prima volta e adesso dopo 15 minuti, lasciandolo sempre comunque oliato all'interno della teglia, possiamo procedere per la seconda stesura del panetto. Così abbiamo steso le nostre due focacce e procediamo adesso a inserire gli ingredienti finali al di sopra, sulla superficie della nostra focaccia, e mi raccomando, schiacciateli bene e non tralasciate la salamoia che si è creata con l'acqua dei pomodori, il sale e l'olio che siamo andati ad aggiungere prima. Io aggiungo anche dell'origano e attendo un paio d'ore la lievitazione in teglia della nostra focaccia. Comunque dovrà avere questo aspetto prima dell'infornata. Scaldiamo il nostro alfa 3 pizze con gas a 40 gradi, inforniamo per una ventina di minuti. La pietra deve essere a circa 250-260 gradi. Se utilizzate forni a legna o gas, mi raccomando, una mezz'oretta di riscaldamento comunque. E guardate, comunque, questo è il risultato. Anche comunque per una cottura in forno elettrico, consiglio il forno statico per una ventina di minuti a 240 gradi. Guardate, questo è il risultato. E allora salvate questa video ricetta e seguitemi. Questa è la regina delle focacce estive, è la focaccia pugliese.